dico sempre, come dicevo prima, noi siamo giocatori e dobbiamo giocare in campo e preoccuparci di quello che facciamo in campo. Poi le scelte che vengono fatte, come la scelta dell'allenatore, sono scelte che non spettano a noi, cose che non ci riguardano. Noi come giocatori dobbiamo, ripeto, divertirci, vincere le partite in campo, far divertire la gente, e quello è il nostro lavoro. Poi il resto sono cose che non dobbiamo scegliere noi, non possiamo controllare noi. Ma io faccio giocatore, mi danno la palla in campo e devo far canestro, difendere e vincere le partite. Il resto, chi saranno i compagni di squadra, quale sarà il gruppo, non dipende da me, sono scelte che fanno gli allenatori e quindi non so, io faccio giocatore. Un sogno poter giocare in casa davanti al nostro pubblico, ma poi soprattutto giocare anche a Milano ha un significato particolare per me, quindi insomma sarà un bel mix di emozioni. Sbaglio sempre, però dico Warriors. E per quanto riguarda invece il Milan, che sei un grande tifoso, questo cambio di società come la vedi? Cosa speri e cosa ti aspetti per la nuova società? Quando vinci è difficile vincere, rivincere è ancora più difficile. È chiaro che vincendo adesso ci sono degli obiettivi, delle aspettative più importanti in Italia e in Europa, e quindi insomma è stata una bellissima stagione incredibile, probabilmente inaspettata all'inizio, e adesso però bisogna insomma migliorare e continuare a vincere. Possibilità di vederti all'Olimpia nei prossimi anni? Sì, ci sono, dico sempre che è un sogno per me poter tornare a giocare a Milano e poter fare campionato italiano e l'Eurolega ad alto livello. È chiaramente un sogno, un obiettivo che ho, speriamo di poterlo realizzare. Per adesso comunque ci sono degli obiettivi in NBA e quindi insomma, vediamo. Milano, Virtus oppure Sassari che ritorna clamorosamente? Tifo per l'Olimpia, nonostante a Sassari giochi mio cugino Giacomo, quindi è sempre difficile queste sfide Milano-Sassari, perché c'è Giacomo, c'è Jack come capitano lì a Sassari, però chiaramente tifo per l'Olimpia, e quindi mi auguro soprattutto dopo la finale dell'anno scorso che ci possa essere un rematch e che questa volta vinca l'Olimpia.